Giustizia recitavano i palloncini fatti volare all'uscita della bara di Valentino Improta, il 26enne di Montesarchi ucciso a colpi di arma da fuoco e rivenuto carbonizzato lo scorso 4 maggio in una Fiat Punto alla località Cipine, sul Monte Taburno. Nel pomeriggio a Montesarchi i funerali, celebrati a distanza di oltre cinque mesi dal giorno del ritrovamento del cadavere. Dobbiamo aiutarci a trovare il percorso del bene e della generosità, ha tonato Don Giancarlo D'Ambrosio durante l'Omelia. Nei vostri volti vedo dolore, anime ferite per la scomparsa di un giovane, ha rimarcato il parroco. Tutto questo, ha esortato, vi deve però aiutare ad individuare i percorsi del bene. Al termine della celebrazione, all'uscita della bara, sono volati in cielo palloncini con su scritto Vogliamo giustizia, una morte atroce quella di Improta, primo ucciso a colpi di arma da fuoco, poi il corpo dato alle fiamme sui monti della Valle Caudina, un omicidio per il quale sono stati chiamati in causa Pierluigi Rotondi, un trentenne di Tufare, e Paolo Spitaletta, 49 anni di Tocco Caudio, in carcere dallo scorso 22 maggio, nell'ambito dell'inchiesta sulla drammatica rapina compiuta a Montesarchio lo scorso 10 aprile e sulla morte dopo due settimane di una delle vittime del colpo, Giovanni Parente, 83 anni, una rapina nella quale avrebbe anche responsabilità in prota, poi ucciso a distanza di qualche settimana.